Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Axel e oggi si parte per una nuova avventura. Ale, apri il baule, così facciamo vedere quanto abbiamo incastrato. Yeah. Ovviamente piena la macchina, diciamo. Davanti c'è anche Vera da qualche parte. Vera, girati, ok, di qua. E oggi si parte per un'avventura di 5 giorni in tenda. Via con la sigla. Vorrei farvi notare che siamo in coda. No, io vorrei farti notare che c'è un po' troppo zoom. Troppo zoom. Okay. Vai. 5 minuti fa Vera fa. No, no, guarda che è scorrevole. Ma non siamo in coda. Ma dove la vedi la coda? Scusa, mi fai capire. Era tutto vuoto, adesso è tutto pieno. Non vuol dire che siamo in coda, stai andando ai centri. E quello qua dice ci sono delle macchine ma si scorre. Vedete che ci sono delle macchine e si scorre. Ci sono tre macchine davanti a noi. Deserto. Vabbè. Ma il deserto fatti la tua strada tua. In quel parcheggio, assolutamente non andare in quel parcheggio. Poi svolta a destra. Qua siamo un attimo. Devi entrare dentro al campeggio. Sì, bello, così paragonabile a quello di Europa. A me non dispiace. Se la gente non si stima. Mi levate dal cazzo! Ok, ragazzi, siamo arrivati finalmente in campeggio. Alessandro e Vera sono qua che stanno andando a lavare le pentole mentre io organizzo un po' le ultime cose, gli ultimi preparativi. Abbiamo quasi svuotato la macchina, montato la tenda e adesso facciamo un tenda tour. Qua c'è la valigia di Ale, poi dentro la tenda vi ha messo questo telino in plastica per isolarci e qua c'è la camera con il mio sacco a pelo di Ale e sacco a pelo di Vera, con la mia valigia che non essendo waterproof la teniamo dentro e la valigia di Vera che è qua. Sotto i sacco a peli abbiamo io qua un materassino gonfiabile abbastanza grosso, Ale c'ha sempre il mio più sottilino, Vera invece ne ha uno in classico in spugna. E voilà, adesso sistemo le ultime robe e nel mentre si prepara da mangiare. Dopo pranzo purtroppo si è messo a piovere, ma l'Axel ha sempre un'alternativa e avevamo già preparato qualcosa di fighissimo. Vi faccio un piccolo spoiler, ma poi avrete un video dedicato per queste robe, perché sono a tema urbex e quindi vanno la loro playlist e le loro caricamenti. Provate a indovinare nei commenti dove ci troviamo. Qua c'è Vera, Vera saluta. Buongiorno, allora, prima notte in tenda andata, ha fatto un freddo allucinante. Ieri sera siamo tornati dopo l'esplorazione dei bunker che avete intravisto e diluviava, quindi abbiamo cenato in tenda e poi in generale è iniziato a fare un gran freddo, in tenda ha piovuto, quindi si era un po' allagato in alcune parti. Per il resto è stato un freddo assurdo. Non capisco bene perché, cioè io alla fine non so capello che dovrebbe reggere fino a 1-2 gradi e comunque tremavo dal freddo e in generale ha fatto abbastanza freddo. Stamattina sembra che non ci siano nuvole, quindi forse riusciamo a fare qualche giro bello senza keyway e tutto il resto, così magari ci riusciamo a riscaldare un pochino, ma il clima non è propriamente dalla nostra parte. Ok. Salto temporale da stamattina, abbiamo fatto colazione, ci siamo preparati, siamo vestiti, siamo andati in città a fare un attimo di compere e adesso che è pomeriggio, dopo aver pranzato, siamo qui su, in mezzo ad altre montagne altissime e stiamo andando a vedere il Lagazuoi. Il Lagazuoi sta arrivando decisamente più impegnativo del previsto per le mie capacità. Siamo letteralmente a livello montagne e io sono appena uscito da quel buco lì. Sotto lì sotto e qua c'era una cascata, me lo sto facendo tutto così. Mi sto lievemente cagando in mano, giusto un po', Devo arrivare là sopra, porca troia. Allora, siamo a 2434 metri e
sinceramente lo sto sentendo parecchio sui polmoni. E siamo usciti da quest'altra piccola galleria e siamo in questa piccola, qua il bianco assoluto, ok. Di nuovo, ok. Siamo in questo piccolo posticino simpatico. Letteralmente stiamo salendo su dentro la montagna. Vi provo a vedere la scalinata, che così capite quanto è buia. Cioè, capite? È notte. E quindi è molto interessante qua la situa. E siamo dentro la montagna e ci stiamo arrampicando come scimmie. Si continua ad arrampicare e siamo letteralmente in nuvola, signori. Ok, stiamo continuando ad arrampicarci. La lente si è un po' appannata, ragazzi, quindi scusate per le riprese un po' appannate. Siamo venuti su per questa fantastica scalinata, come vedete si vede il mio fetone, con tanto di sotto di un bellissimo ruscello, così tanto per aggiungere un po' di materiale. E dopo continuiamo per di qua. E qua cosa abbiamo? Qua, che siamo a 2592 metri, non si vedrà mai, scusate, abbiamo i provvedimenti per l'inverno. Cioè, tipo delle verande dove penso dormissero e cibo, tipo le gavette. Ho le batterie della cam che stanno morendo, quindi faccio una clippata molto veloce. Siamo usciti dal tunnel, abbiamo fatto una scalinata assurda, ragazzi. Io la provo a far vedere, ma è molto buia, quindi si vedrà quel che si vedrà. E davanti da me siamo totalmente in cresta e in nuvola. Adesso vi faccio un attimo a vedere lo sterrato, poi metto via la cam e quando è una situazione un pochino più filmabile filmo, perché adesso sinceramente ho anche un po' di scaga, perché è abbastanza scivoloso, c'è poco terreno, quindi devo stare in occhio. Adesso praticamente mi devo attaccare a questa corda, scendere giù di qua e come vedete siamo letteralmente dentro le nuvole, siamo altissimi. Ragazzi, siamo venuti super di qua, lì c'era letteralmente un costone di roccia, io ho delle vertigini allucinanti. E adesso siamo dentro le trincee, cioè c'è il filo spinato e qua la trincea che prosegue. Signori, ce l'abbiamo fatta! Siamo arrivati alla funivia del Lagazuoi a 2733 metri sul livello del mare. E ora, visto che siamo totalmente in nebbia, un freddo boia e tutto il resto, andiamo a prendere la funivia per tornare giù alle macchine. Let's go! Buongiorno, oggi è il terzo giorno che siamo qua. Stanotte ha fatto un po' meno freddo, secondo me, nel senso che ho dormito un po' meglio senza sentire troppo freddo. Ma stamattina il meteo non è dei migliori. È veramente un botto nuvoloso, sono le nuvole molto basse e in generale mette pioggia a catinelle. Quindi anche oggi niente tra le cime di Lavaredo né altri luoghi lontani. E ce la prendiamo un po' con calma, anche perché ieri andando lassù per quel monte là, in mezzo dentro alla montagna, abbiamo fatto più o meno 22 km, quindi ho le gambe abbastanza distrutte, quindi oggi ce la prendiamo un pochino più tranquilla. Di conseguenza siamo venuti al lago di Misurina, che è vicinissimo al nostro campeggio, cioè letteralmente è a 5 minuti di passeggiata, e adesso facciamo il giretto qua attorno. Mi metto qualche foto, qualche clippina, ci sono le paperelle molto carine e nulla, quindi oggi ce lo passiamo un po' qua nei dintorni. Thank you.
quello è un esemplare di pesce che fa finta di essere morto quando vede dei predatori. Ormai è passato l'intero pomeriggio, spero si senta qualcosa perché ovviamente io inizio a parlare e c'è il diluvio universale fuori. Praticamente ha piovuto tutto il pomeriggio fortissimo. E quindi noi abbiamo passato l'intero pomeriggio in tenda a giocare a dei giochi di carte, a fare le parole crociate. E stasera ristorante. Sì. Finalmente. Perché fa troppo freddo, non abbiamo voglia di cucinare e quindi niente, andiamo fuori a cena, almeno stiamo un attimo caldi. C'è un po' di casino, quindi non so se sentirete bene, nel caso metto i sottotitoli. Allora, siamo arrivati al ristorante, abbiamo già ordinato le birre e vi faccio vedere un attimo fuori com'è il meteo, perché vi giuro è inquietante, sembra di essere dentro Silent Hill. Oggi è il penultimo giorno e non lo posso definire un buon giorno. Perché, allora, lato positivo è uscito il sole. Lato negativo, stanotte ha piovuto veramente, veramente una scaterbata d'acqua. Tant'è che purtroppo io dormivo nella parte un pochino più bassa della tenda in discesa e tutti i miei vestiti, cioè la valigia, letteralmente, che prima l'ho ribaltata ed è uscita l'acqua da dentro. È letteralmente allagata, quindi ho tutte le magliette allagate, pantaloni, mutande, calzini, il piumino 100 grammi per termine caldo che lo strizzi e perde acqua. E l'unica cosa asciutta che ho sono al momento i vestiti che ho addosso, con il pigiama e il sacco a pelo. Anche l'attrezzatura, cioè ho il PC col quale faccio il backup delle registrazioni un giorno per l'altro, che lo prendo fuori dallo zaino e dentro era bagnato, cioè c'era letteralmente l'acqua, l'ho girato e è uscita un po' d'acqua. Quindi oggi non si accende, non farò più backup fino a che non torno a casa, spero che queste registrazioni non si danneggino in qualche strano modo. Per il resto non l'ho vissuta benissimo, nel senso che sinceramente me la sono presa abbastanza male stamattina quando mi sono reso conto che avevo tutto andato a quel paese, tra cui libri da leggere piuttosto che tutto, cioè letteralmente tutto. Una cosa salvata è questa fotocamera qua, perché era in alto, il marsupio con dentro i soldi e il portafoglio e basta. E vabbè, è andata così e adesso ho tirato molto alla Katsum due fili, giusto proprio per asciugare i vestiti di oggi almeno, cioè mi metto questa maglietta qua, questo pantalone qua che è tecnico, si dovrebbe asciugare abbastanza in fretta col sole che ti arriva sopra e boh, dopo quando andiamo via sgancio i fili e quello che si è asciugato. Ok, al penultimo giorno di viaggio, dopo una mattinata e un risveglio un po' burrascosi, siamo finalmente riusciti a venire alle tre cime di Lavaredo. Buongiorno, oggi è l'ultimo giorno, io sono bruciatissimo, stanotte ha fatto un freddo polare, ma stamattina siamo al lago di Bryce. Peccato che è ancora all'ombra, quindi non so se le foto verranno bene, però intanto andiamo. Thank you.
No, era troppo grande. Cosa ne pensi di questo tiro? Oppure sono scarso io, può anche essere. Ok, tenda smontata, macchina caricata, sta per esplodere da quanto è piena. Adesso andiamo a pagare e poi ci avviamo verso Casuccia. Ok, eccoci tornati dal viaggio. Questa parte mi ero promesso di registrarla subito una volta appena tornato. Così non è, sono già passate tipo 3 settimane da quando siamo tornati da quel viaggio lì. Però vabbè, adesso sto montando il video, quindi ci sta. E quando sono tornato non ero propriamente nel mood, ero molto stanco, non stavo benissimo, mi ero un po' ammalato, quindi non era la condizione ottimale per registrare un video, ecco. Comunque, com'è andato questo viaggio? Allora, piccola premessa, è stato il mio primo viaggio che ho fatto totalmente organizzato da me, quindi l'idea era partire da me e tutto il resto, e dove ho guidato io, nel senso che ho preso la mia macchinina e ho guidato io tutto il tempo, e il primo viaggio in tenda con amici, quindi non con i miei o con gli scout o robe così. Quindi, diciamo, era un po' una novità per tutto. Com'è andato? Una figata assurda. È stato veramente, veramente bello. Sarà che era tipo un anno che stavo pensando di andarci, che me la stavo ragionando, pensando, però è stato veramente tutto perfetto. Ci sono stati un po' di imprevisti, tipo il maltempo, tipo il mio portatile che col maltempo è finito sotto all'acqua, immerso, ma si è salvato. Però è stato tutto bello, cioè non c'è stato un giorno di quei 5 nel quale sono stato via che non mi sia divertito. È stato veramente wow, bello. Vabbè. Detto questo, visto che me l'avete chiesto in tantissimi su Instagram più o meno i costi, quanto abbiamo speso così, ho chiesto a Vera, che è stata la nostra contabile per questo viaggio, di mandarmi un messaggino con tutte le informazioni sui costi più o meno. Adesso, ovviamente, sono molto indicativi da persona a persona, dipende da quanti siete in gruppo, da quando andate via, cioè è molto indicativo. Più o meno vi sparo i prezzi che abbiamo speso noi, così vi date un'idea. Allora, tanto grazie Vera per il resoconto perfettamente schematizzato. Allora, vi dico, il totale è stato di 492 euro, che però diviso in 3 sono 164 euro a testa, il che per 5 giorni in quelle location non è affatto male per quello che mi riguarda. Poi, allora, noi prima di partire abbiamo deciso di fare la cassa comune, quindi quei 492 erano della cassa comune nel quale noi appunto mettevamo i soldi, ok? Prima di partire da Bologna abbiamo fatto una spesa generale proprio per avere la maggior parte del cibo, così da non dover fare la spesa là. E abbiamo fatto una spesa di 42,22 euro. E praticamente avevamo preso pasta, tonno, sai che bon, biscotti, latte, caffè, grissini e succhi di frutta. Insomma, tutto cibo non deperibile, ma che però si poteva mangiare anche nei vari giorni. Poi, andando avanti con le giornate, primo giorno abbiamo speso 19,20 euro per l'autostrada da Bologna fino ad arrivare là. E poi dopo abbiamo fatto il giorno dopo, quindi il secondo giorno, una piccola spesa al lago di Misurina che è costata 14 euro. Quando siamo andati a Cortina a fare un giro a Cortina e poi Alessandro e Vera sono andati a prendere i materassini, è stata praticamente la mattina prima di andare al Lagazuoi, non ve l'ho filmata perché diluviava e sinceramente non c'era nulla di particolarmente wow da filmarvi. Il parcheggio è costato 2 euro. Poi, sempre a Cortina abbiamo dovuto fare la benzina, è stata l'unica volta che abbiamo fatto benzina perché io avevo fatto il pieno prima di partire ed è costata 66 euro. Poi, piccola info, se volete andare alla Gozzoi, per noi per scendere abbiamo preso la funivia, come si vede dal video, e abbiamo speso 42 euro in tutto, quindi sono 14 euro a testa. Poi vabbè, abbiamo fatto un'altra spesa piccola, di 13,50 euro, e una sera siamo andati a mangiare alla Baita, la sera che stava diluviando, quella che ho messo la sigla di Silent Hill praticamente. Ecco lì, è costato un po' di più, è costato 57 euro, contate sempre diviso in 3. Cioè che quello lì è il totale, poi andrebbe diviso in 3. Poi vabbè, altre spese di panini, quindi altri 13 euro. Il parcheggio alle Tre Cime è costato 30 euro. Quella è stata forse la spesa un pochino più così, però vabbè, sono le Tre Cime, ci vai una volta, un giorno, ci sei tutto il giorno, 30 euro. Più o meno, dai. Ce la facciamo passare. Mentre il parcheggio al lago di Bryce è costato 10 euro. Quello ci siamo andati la mattina dell'ultimo giorno. Poi, info per quanto riguarda il campeggio.
Allora, noi siamo stati in campeggio 4 notti ed eravamo in 3, ok? Quindi, allora, 4 notti per 3 adulti costò 10 euro a testa. Quindi ogni notte costava 10 euro in quanto adulto. In più avevi una tenda che era 5 euro, quindi sono 4 notti per 5. Più 4 notti per 5 di auto, quindi sia la tenda che l'auto costavano 5 euro. E poi c'era la tassa di soggiorno, che costava 50 centesimi a notte. Totale, quindi, per il campeggio abbiamo speso 166 euro, che ci sta. Infine, ovviamente, per l'autostrada del ritorno abbiamo speso altri 19,20 euro. Bene, quindi questo era il resoconto, visto che mi avete chiesto più o meno quanto abbiamo speso, così vi fate un'idea se ci volete andare anche voi. Ovviamente, se ci andate anche voi, scrivetemi e taggatemi su Instagram, che vi riposto come al solito. Bene, detto questo, se già non l'hai fatto, iscrivetevi al canale, lascia un bel like e commenta qua sotto, che tanto vi leggo tutti e vi rispondo sempre. Inoltre, vi ricordo che prossimamente uscirà il video dell'esplorazione dei bunker della Seconda Guerra Mondiale. Sono stra belli, è veramente inquietantissimo visitarli, soprattutto perché sono abbandonati, quindi ci vedo dentro così. Non vi faccio spoiler, vedrete prossimamente, però sappiate che quel video merita, quindi lasciate un botto di like e quando deciderò io uscirà. Sappiate che uscirà, quindi iscrivetevi e attivate la campanella per sapere quando usciranno, però sappiate che merita. Ok, direi che vi ho detto effettivamente tutto. Ciao!